Amici, amici appassionati di moto mondiale, bentornati Ori. all'altra puntata di A Tutto Gas. È la puntata numero 98 e questa volta lasciamo l'asfalto per andare nella sabbia, perché oggi parliamo di Parigi-Dakar, o perlomeno una volta si chiamava Parigi-Dakar, adesso solo Dakar, e lo facciamo con un mito della Dakar. Un mito della pista, un mito di tutto, con Gigi Soldano. Ciao Gigi, grazie di essermi ospite. Ciao a voi e grazie di essermi venuti a trovare. Allora, Gigi, quante Dakar hai fatto? Eccola la domanda. Le Dakar, quali Dakar? In Va tutto, in bene, generale. no, si scherza, si scherza. Quest'anno era la mia 27ª Dakar, Porca miseria. considerando senza considerare tutti gli altri tempi impiegati in altre gare, soprattutto quelle africane, no? Per cui facendo dei calcoli, non lo so, saranno almeno 40-45 le gare che ho fatto di questo tipo, però da Dakar segna 27 ufficialmente. Tu Gigi sei uno di quelli che ha il mal d'Africa? No, no, cioè, il Mal d'Africa è un'altra cosa. Qui parliamo di sempre di sport, parliamo di umanità legata allo sport, ma il Mal d'Africa è un altro tipo di virus che si usa questo termine ultimamente. Per cui sì, potrei dire il Mal d'Africa abbinato però a tutto quello che è il mio lavoro, quindi non è il gusto di andare in giro, ahimè, questo, no? Per l'Africa e scoprire posti nuovi e cose del genere. È sempre il doverti gestire in quegli ambienti. Sempre un tuo lavoro, che è sempre complicato, ecco. Quindi sì, è un male, ma è una passione, ecco, diciamo così. In Africa mi piacerebbe tornare da viaggiatore, ecco, in quel caso lì sarebbe molto più bello anche. Ecco, Gigi, un'altra domanda impossibile. Se tu dovessi scegliere tra l'ultimo Gran Premio, che ne so io, a Phillip Island, decisivo per l'assegnazione del Mondiale, o una Dakar, cosa scegli? A livello professionale, eh? A livello professionale. La risposta è fatta subito. Dove me la metti questa Dakar? Nei paesi arabi? Me la metti in Sud America? Me la metti a Tumbuktu? Ecco, quindi arriviamo, perché Tu stesso hai vissuto con me delle avventure di questo tipo, no? E sai che se dovessi decidere, ti direi sicuramente l'Africa, ecco, in questo senso. Se no, mi andrebbe benissimo anche mangiare una pizza dalla rosa Philip Island, ecco. Come si dice. comunque così abbiamo introdotto l'argomento. Allora, la Dakar Certo. non è più quella di una volta, eccetera, Sì, eccetera. abbiamo. Allora, com'è la Dakar adesso, Gigi? La Dakar adesso è un grosso business, fondamentalmente. Fai conto che sono riusciti comunque a ricreare a creare una doppia situazione di sportiva sempre hanno riavvicinato tanti appassionati che purtroppo non potevano più partecipare alla gara vera, coinvolgendoli in un secondo tipo di gara un po' più di regolarità, più che di sprint, come si dice, che la gara classica, no? Dove hanno dato spazio ai, diciamo, vecchi mezzi degli ultimi 15, 20, 25 anni, anche di più alcuni, dando questa possibilità di tornare a rivivere queste sensazioni, purtroppo su terreni e diciamo, scenografie totalmente diverse, però dando questa sensazione a tutti questi signori che si sono ritrovati con le loro vecchie macchine, vecchi camion, delle cose molto belle, tra l'altro. Cioè, in questo ambiente ho ritrovato anche i vecchi piloti, no? Jack Hicks, tanto per dirti, che è andato a riguardarsi la sua Porsche 911, cioè tutte queste cose così. Quindi quella è una bella cosa. Il resto è un vero grande business. Fai conto che si muovono 3.000-3.500 persone. L'organizzazione adesso è impostata sulla gestione di tutto questo, non come si faceva una volta. Una volta, ti ricorderai, si correva in Africa magari le prime due o tre tappe, quelle ancora nell'Algeria o cose del genere, erano tappe fatte apposta perché si diminuisse il prima possibile il numero dei Fare concorrenti, no? selezione.
perché c'era tutta una struttura che poi di fatto doveva sopperire la famosa Africa Tour o cose del genere, che doveva servire poi a fare in modo che tutta questa gente venisse aiutata, coordinata, gli si dava da mangiare, gli doveva organizzare i bivacchi, i campi, tutte queste cose qui. Quindi adesso invece è fatto apposta perché tutti questi ne possano godere. Quindi sono delle mega strutture, dei palazzi quasi, no? Che vengono preparati ed è uno dei motivi per cui poi magari il rally viene gestito in modo sapientemente. Come numero di tappe e tipo di tappe, in modo tale che ritornino sempre poi magari in quei bivacchi, perché è come se creasse un piccolo paese con la farmacia, la lavanderia, la posta, le schede telefoniche, capito? Quindi non è neanche poi semplice tutti i giorni cambiare questa gestione. E allora, però, è fatta apposta perché tutti possono usufruirne. Possono mangiare 24 ore su 24, chiunque arrivi, come arrivi, dove sei schedato, hai il tuo badge, il rilevamento elettronico sul polso, cioè sei super controllato in questo senso, anche per la sicurezza. E tutto blindato, tutto chiuso. Una volta si faceva apposta. Quello Gigi era un po' così anche in Africa, però, Era il così in bivacco è un Africa, ti po' un ricordi? ghetto. In Africa si andava a finire. Se non proprio nei posti più sperduti, si finiva sempre negli aeroporti anche, no? Adesso, anche perché poi questa gente, quella che non si muoveva in gara, si doveva muovere con gli aeroplani. Qui ci sono le autostrade, quindi in Arabia, quindi la gente si sposta con dei mega pullman di quelli super turistici, quasi con le brandine dentro. Cioè, chi non è in macchina, capito? Gode di servizi di vario tipo, ma è molto più semplice per loro gestire in questo senso. Anche Beh, se sai interessante però perfettamente, questo. sì, è bello, però poi alla fine un po' ti stanca perché non partecipi realmente a in quel senso lì, te lo ricordi, no? Quindi i famosi aviotrasportati una volta erano quelli appunto che facevano queste partenze alle 4 del mattino, che andavano nell'altro bivacco, aspettavano poi l'arrivo dei concorrenti. Quest'anno hanno fatto anche delle tappe marathon e queste sono sempre l'occasione per rivivere la vecchia sensazione, ecco. Nel senso che lì non c'è tutta la megastruttura, i megaservizi. E allora c'è il grande tendone, tutti con le tendine o con i sacchi a pelo buttati sui tappeti, la coda per poter mangiare, perché poi quando siamo nel bivacco vero, fai conto che ci sono 3, 4, 5 punti di ristoro, quindi la gente non fa mai, praticamente non fa mai la coda. Qui nella marathon fai la coda, come si faceva una volta, no? Un'ora di coda per mangiare. Quindi Bene, ecco, beh, intanto ricordiamo, scusami, dove è stata la Dakar quest'anno perché non tutti lo sanno. Allora, sì, raccontaci il allora paese, le tappe. l'Arabia, la cosiddetta Saud Arabia, dove si partiva da un bivacco sul mare, era stato creato praticamente a, come si chiamava il posto esatto, che non me lo ricordo, si chiamava, vabbè, l'hanno denominato Sea Camp, no? Nella zona di Alula più o meno. Comunque, questo Sea Camp era una struttura super blindata, bellissima, sul mare, dove era un paese, hanno creato un paese. E la destinazione finale era Dammam. Dammam, che sta praticamente dall'altra parte, quindi era un cost to cost, idealmente, no? Fai conto, i contachilometri della mia macchina ha segnato 5.584 km di strada che ho fatto, però quelli che ho fatto io. Ecco, la gara credo fosse un po' più lunga, tra prove speciali, trasferimenti, e ci sono state, ripeto, delle tappe marathon, ci sono state delle situazioni all'ultimo minuto, sono state gestite diversamente, perché non so se hai seguito un po', c'è stata tantissima pioggia, e in queste zone quando piove
tutto si allaga praticamente, non c'è mezza misura. Quindi quello che è il cosiddetto ciot diventa una fangaia, fangaia tra l'altro non di terra, ma di sabbia, che è ancora peggio, perché le famose, si parla sempre delle sabbie mobili, ma non sappiamo cosa sia. Ecco, quelle sono le sabbie mobili, dove vai dentro e non esci più perché sprofondi e basta, no? Sono concorrenti che hanno dovuto all'ultima tappa, tra l'altro anche gli italiani, andarli a prendere con l'elicottero per farli uscire da questa situazione, no? Cioè proprio sturarli, tirarli fuori da questa roba che li avvinceva e portarli poi, e poi farli ripartire. E, niente, quindi il maltempo ha segnato particolarmente la gara. Non ti dico cosa significhi dormire in tenda sotto la pioggia, ma soprattutto doverla ripiegare sporca di sabbia, rimetterla in macchina per poter ripartire, Che meraviglia. il tutto alle 4:30 di mattina, no? Poi io ero in macchina con due colleghi francesi, no? E tu sai com'è il rapporto con i francesi, no? Adesso, soprattutto quando tu sei in italiano, però devo vantarmi di questo vantaggio, diciamo che mi sono decisamente integrato nel loro modo di fare, di vedere. E una delle cose fondamentali per loro la mattina, che tu ti debba svegliare alle 3, 4, 5, 6, non importa, è il petit déjeuner. Quindi non c'è santo che tenga. Se tu devi alzarti alle 4 perché devi partire, ti alzi alle 3:30 perché mezz'ora serve per il petit déjeuner, La che colazione. la colazione, che poi evidentemente noi al bivacco vero ci saremmo andati 3-4 volte durante tutta la gara, eh? Quindi perché tu, seguendo la gara in macchina, sei vincolato anche a tutta una serie di problematiche logistiche, devi praticamente sempre anticiparla, no? Poi adesso poi te ne parlo dopo sui criteri poi che ti danno per il reperimento delle zone dove andare a lavorare, ma di fatto tu devi sempre anticipare, 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 e tutto questo significa alzarti sempre brutalmente la mattina. Ancora stamattina era stato il mio primo risveglio casalingo, alle 5 ho aperto gli occhi e ho detto: vabbè, adesso mia, dove vado? No, no, ma io devo stare qua oggi, non devo andare via. Ecco, È ma stato quindi quasi. scusami, Gigi, non puoi andare dove vuoi, devi andare nei posti che Allora, sono. ogni vettura stampa, comunque ogni concorrente, poi di fatto, è monitorato da un sistema satellitare che è sulla macchina. Per cui tu, in ogni caso, anche se, tra l'altro, se stai superando i limiti di velocità in una zona, è la direzione di gara che ti segnala, perché riceve questo messaggio, e ci sono delle multe, tra l'altro. Quindi devi essere sempre, sei sempre controllato dove vai. Poi per dove andare a scattare le foto, evidentemente hai un programma giornaliero che ti dice la tappa andrà da lì a là, e tu sei qui, tu Certo. sei là, no? Però. E quindi tu devi sempre presiedere e sapere che arriverai a un punto, che sono o dei controlli di passaggio o le partenze o gli arrivi, dipende dove sei, e loro ti mandano un'ora prima della partenza del primo concorrente una serie di punti GPS che sono, secondo loro, i punti fotografici più importanti o interessanti, dati dalle loro ricognizioni che hanno fatto i mesi prima, e bla 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 bla. Sì, di fatto tu a quel punto potresti anche dire vado dove voglio. Ok. Però attenzione, ecco, non è così facile, anche perché quando ti ritrovi, per esempio, nel famoso quarto vuoto, cioè la caratteristica di questa gara nella seconda parte è stata quella di finire in quest'area che si chiama empty, loro, il quarto vuoto. In sostanza è una zona desertica, non tanto grande, fai conto che è come la Francia, come superficie, e lì non c'è più niente, capito? E lì come ti muovi se non hai dei riferimenti precisi, capito? E quindi Ma lo Gigi, fanno anche per dicono. sicurezza. C'era una tappa dove addirittura ti imponevano di non superare un certo chilometraggio, oltre il quale non saresti più potuto tornare indietro. Qualora fossi, hai capito, dovevi solo andare avanti, ma andare avanti poi per uno che non ha la macchina adatta, le conoscenze, le capacità, tutto quanto. Quindi oltre quel chilometro bisognava per forza tornare indietro. Gigi. L'empty quarter l'hanno chiamato loro, l'empty quarter. Ma ci si perde ancora la cara? Perché io mi ricordo, No, racconto no, no, un cioè, aneddoto. oddio, puoi sbagliare strada, puoi fare cose di questo tipo, però
Il perdersi come si poteva pensare una volta, come ricorderai i nostri amici Aldo Winkler e altri. No, direi di no, direi di no. Fai conto che chi si è insabbiato ed è finito con le moto che non riuscivano più a uscirne, sono arrivati gli elicotteri a prenderli e li hanno portati fuori dal fango, dalla sabbia, per dire. No, Quindi perché sei monitorato. Gigi, ricordo, no, questa cosa in Africa. Allora, come diceva Gigi, io ho avuto la fortuna di fare due Dakar nel 95 e nel 96, e mi ricordo che mi sembra quella del 96, che tutti i piloti dicevano: ah, quest'anno non ci si perde più alla Dakar, è troppo facile. E quindi io naturalmente scrivevo queste robe, no? E poi mi ricordo che io ho fatto una tappa, ho avuto l'onore di fare una tappa con Gigi Soldano in macchina. E con Eddie Orioli, io Ecco. ero al fianco di Eddie Orioli, Gigi era dietro perché doveva fare le foto, eccetera. Fuori dal bivacco, al primo bivio, Eddie Orioli mi ha detto destra o sinistra? E io ho detto destra secco, perché tanto non ci si perde alla Dakar. E abbiamo fatto 100 km in più con Gigi che tirava delle sacche perché gli avevo fatto perdere il posto. Ecco, questo non succede più, Gigi. E Questa cosa. ricorderai benissimo che cosa disse a fine di questa gara Eddie Orioli, che era in quella fase, aveva smesso di correre in moto e poi fatto altre gare in auto. Disse: mai più una Dakar con una macchina stampa. Si fa Vero. molto, è molto più facile, molto più semplice partecipare come concorrente. Vedi Esatto. te. Ecco, torniamo alla Dakar di oggi. Ecco, Gigi, ma dal punto di vista dei paesaggi, fotografico, delle emozioni, Sì. com'è questa Dakar? Non è male, non è male nel senso che è un po' per certi aspetti monotona, però ti offre delle situazioni, delle scenografie da, come si usa dire, da mozzafiato, ecco. Cioè delle cose. Io tra l'altro ho lavorato in team, no? Con i fotografi dell'agenzia francese DPP e il nostro lavoro era... Ognuno aveva un compito di fatto, cioè io facevo parte dell'equipaggio dell'auto, poi c'era un fotografo che seguiva tutta la parte dei bivacchi, quindi si muoveva con i mezzi dell'organizzazione, e uno che faceva le foto dall'elicottero. Ecco. Io ho visto le foto del collega che tu conosci perfettamente, Eric Vargiolù, che faceva dall'elicottero, e tu vedi la roba che, Dio, boh, è una roba Emozionante, emozionante. fantastica, perché... Non è la monotonia dei deserti che ci piacevano tanto, ma poi di fatto c'erano altri aspetti che poi contribuivano a farci godere, quelli africani, no? Ma qui c'è proprio la mano di Gesù che disegna, è una cosa incredibile. Quindi queste foto dall'elicottero veramente ti lasciano così, senza respiro. E tutta la parte sabbiosa finale di questo Empty Quarter ci ha regalato delle situazioni di lavoro incredibili. Sai, un po' la tendenza è anche ad abbandonare un po' quel concetto di fotografia sportiva dove tu rappresenti, come facciamo un po' per certi aspetti nella MotoGP, l'atto proprio sportivo, no? Qui devi dare spazio al posto dove si sta creando questa situazione, no? E quindi se poi anche il motociclista o la macchina è un puntino, tante volte ti dà più sensazione quell'immagine che non la foto piena piena con... Ecco, poi magari devi equilibrare il tuo lavoro e dare anche spazio a quell'aspetto. Però qui ti viene veramente voglia di far tanto, cioè ho usato tantissimo i grandangoli, ecco. Cosa che nella fotografia sportiva normalmente usi teleobiettivi. Ecco, Però, bello. invece Gigi, dal punto di vista sportivo, cosa dicono i protagonisti, i piloti? È una gara che piace ancora Sì. oppure? Allora, è cambiato, cioè non esistono più gli Orioli, i De Petri, questi personaggi, no? Leoni. Esistono dei Limeoni, ricordiamolo sicuramente, ma ce ne sarebbero tanti altri, no? Esistono dei robot, delle 6, 7, 10 personaggi sopra ogni livello, che non hai idea di cosa sappiano fare. Ecco. Quindi, tolti questi, è ancora una gara legata alla passione, alle tue capacità, evidentemente, di sapere andare in moto,
Ma se tu vai a verificare i partecipanti diciamo dalla 20ª posizione in giù, ma questo con tanto di rispetto, no? Ah, Non certo. sono gli smanettoni che rischiano la morte, hai capito, ad ogni salto. È gente capace di andare in moto, bravissimi, sapersi orientare. Loro avevano previsto quest'anno che si abbandonasse il classico roadbook, sai, quello di carta, no? Da srotolare man mano e di passare a una situazione digitale. Ma così non è stato, perché si sono resi conto che anche in caso di cadute o cose del genere, quel sistema poteva creare dei problemi e sono rimasti alla carta, no? Al rotolo di carta da montare ogni mattina, che è un rito e secondo me deve rimanere perché è la caratteristica in questo senso della navigazione. Però ecco, c'è la passione, ecco. Quindi trovi tutta questa gente che partecipa col gusto di dire cerco di andare più avanti possibile, se arrivo 51esimo o 37esimo o 60esimo non me ne frega niente, Sì, ecco. sì. L'importante è che io abbia goduto in questo senso. Ti ricordo per esempio che c'è una categoria, la cosiddetta mal moto, che non è il male, è la cassa, no? È praticamente un modo di partecipare. Questo è veramente lo spirito più amatoriale, se credi, ma anche con persone che sanno andare in moto benissimo, no? Dove la tua assistenza di fatto è gestita da uno sponsor, te lo dico, la Motul, tanto per dirtelo, che organizza come dire, un servizio con camion, con tutto, dove ci sono 30-35 partecipanti che hanno una cassa e all'interno di questa cassa c'è quello che loro ritengono di dover Che bello. portare per assistersi. Quindi non hai la tua assistenza, il tuo meccanico, non hai nulla, hai quella cassa che ti viene tappa per tappa ridata davanti alla tua moto e tu apri quella cassa e devi sapere cosa fare. Quindi se ti sei portato i filtri per l'olio, ti sei portato le leve, hai quattro pneumatici da gestirti per tutta la gara, ed è una figata, nel senso che il Bello. numero di gara è su una superficie rossa anziché su superficie bianca, quindi individui anche questi personaggi, però ti dico, le poche volte che sono stato io al bivacco ho goduto andare a trovare proprio questi personaggi, perché vedi proprio questo che si sporca le mani, si gestisce la sua roba ed è lui e basta. Ecco. È ancora un bello spirito questo. Ok, siamo in chiusura. Due cose prima No, di di passare. già. No. Gigi, dobbiamo dedicare un'altra puntata. Due cose volevo chiederti. Uno, c'è Dimmi. interesse per la Dakar da parte della gente del posto o no? Del posto, la gente del posto è socievolissima, purtroppo non ha accesso perché questa situazione qua viene portata fuori da ogni, cioè anche se sei per dire ad Amman, sei a 15 km fuori da Amman, quindi o altri, quindi super blindata. Quindi la gente non la vedi per strada perché non c'è nessuno. Sai perfettamente che non vedrai nessuna donna in giro, se la vedi sono delle macchiette nere coperte. Però quando ti fermi, perché ci sono queste aree di servizio, magari dove vai a comprarti quattro cose, i formaggini e il loro pane. E sono sempre molto socievoli, ti aiutano se hai bisogno di qualcosa. Quindi in quel senso è vista bene la gara, ti suonano, ti salutano, ecco. In quel Ok. senso. Però, ecco, cioè, Ok, il rapporto chiarissimo. è 1 a 10 rispetto a quello che poteva essere per dire Sud America, no? Ma è ancora, ancora, ancora rispetto a quella che era l'Africa, ecco. Dove questa passione diventava un po' poi anche troppo invadenti e troppo. Qui puoi lasciare la macchina aperta, puoi lasciare tutto quello che vuoi, non ci Non sarà posso. mai nessuno che viene a toccarti niente. Ecco. Noi lasciamo la macchina aperta la notte, mettiamo la nostra tenda, nessuno. Probabilmente in Africa arrivano i predoni. Ecco Gigi, e invece qual è l'immagine che ti porti a casa di questa Dakar, quella proprio l'immagine simbolo per te della Dakar 2023, se ne hai una?
l'amicizia tra i concorrenti, cioè, ho notato questa cosa qui, c'è tantissima umanità, c'è cioè proprio il voler partecipare insieme, non c'è rivalità, non c'è, e in più situazioni ho notato questo aspetto qui. Al di là di quello, ripeto ancora, l'ha fatta da padrone il paesaggio che te lo porti via, cioè proprio ti rimane. E questo è bellissimo. Amici, amici appassionati di moto, finisce qui la 98esima puntata di A Tutto Gas. Ringrazio Volevo la tutti voi. 100. Ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto, ma soprattutto ringrazio il mio ospite Gigi Soldano. Ciao Dai. Gigi, grazie. A presto, state bene tutti, è sempre un piacere. In bocca al lupo. Ciao Gigi.